Allora, ragazzi, volevo parlarvi di un dissuasore elettrico. Tanti lo chiamano taser o altre cose. Perché? Perché spesso si va a fare urbex notturne nei boschi o anche di giorno. Si potrebbe incappare in qualche animale un po' nervoso, qualche cane randagio, qualche cinghiale o cosa del genere. O comunque è sempre meglio quando si va in giro avere con noi una piccola arma di difesa, un dissuasore. Io ho autocostruito uno strumento, ora ve lo faccio vedere, con una spesa di 15 euro si costruisce questo apparecchio che in America ne costa 80. E c'è dentro un generatore di alta tensione a 1000 kV, quindi 100.000 volts, poi ho montato il tutto con una batteria di quelle al litio, gli ho fatto una protezione che si può togliere, vedete, e da quei due puntali che vedete qui in cima, basta avvicinarli all'eventuale animale o chi che sia che siete in pericolo di vita perché vi vuole sbranare. Vedete? Questi sono i 100.000 volts che scoccano, capaci di buttare in terra un elefante. Quindi penso che vada bene sia per i cani che per i cinghiali e per altri tipi di pericoli. Bene, questo è un dissuasore elettrico GRP autocostruito qui nel laboratorio del GRP. Ciao ragazzi, un abbraccio grande da Stefano. Lo chiudo. Zacchete.